Benvenuto su Fuori Orario, io sono Luca Villa e in questo podcast troverai consigli sulla musica da ascoltare, sui film da guardare e sul tipo di caffè da bere. Se quello che hai ascoltato ti è piaciuto, clicca su Seguimi, pigia sulla campanellina e vota 5 stelle questo podcast. Oppure non fare nulla e continua a cercare nuovi episodi disponibili ogni qualvolta le condizioni meteorologiche saranno favorevoli. Testo e voce di Luca Villa, musiche di Alessandro Masao. Venerdì 14 ottobre è arrivato su tutte le piattaforme streaming il magnifico singolo inciso da Fedez con Salmo, intitolato Viola. Viola è un pezzo punk rock di vecchia scuola punk rock dove un ritmo alla Misfits del periodo Walk Among Us ci accompagna un testo al vetriolo che può ricordare, per certi versi, le liriche più toste scritte da Jello Biafra dei Dead Kennedys. C'era da aspettarselo d'altronde. Fedez si è sempre detto un gran fan di band ormai considerate classiche come Blink 182, Sum 41 e Newfound Glory. Salmo invece si è sempre detto un vero amante della vecchia scuola hardcore. Ok, smettiamola subito di prenderci per il culo. Viola è una canzone semplicemente imbarazzante, che più che al punk guarda al pop, semmai usando come scamotage qualche chitarrina, pure registrata male, che può ricordare qualcosa di punk, ma gente che pensa che punk siano stati gruppi come Finley o 5 Seconds of Summer. Al di là della canzone scritta e incisa dai due, a petto nudo, con i tatuaggi in bella vista ed espressioni minacciose, calmatevi ragazzi, non siete di Social Distortion, è proprio l'operazione che fa acqua da tutte le parti. Ovvero, i due, chiaramente ispirati dalla musica che gli piace, ognuno ha i suoi gusti e tra questi c'è chi ha gusti semplicemente di merda, hanno creato un prodottino che sfrutta il recente revival punk pop, meglio dire pop punk, molto diffuso soprattutto in America. Il recente ritorno di uno dei tre Blink e il successivo annuncio delle 3422 date che faranno nei prossimi due anni è un chiaro esempio di questo trend. Non solo, in classifica ora ci vanno tizi come Machine Gun Kelly, attore ma e anche soprattutto rapper, che si è dato al pop punk un paio di anni fa con l'orribile Tickets to My Downfall, oppure l'inglese Youngblood, i quali produttori devono aver ascoltato parecchio Billy Idol per far sì che il ragazzo arrivasse a incidere roba come The Funeral, per non confondersi con l'omonimo capolavoro dei Band of Horses, che, fortuna loro, con tutta questa merda non c'entrano nulla. Al centro di tutto, il minimo comune denominatore di tutto questo revival è Travis Barker, il tatuatissimo batterista dei Motley Crue, dei Blink, che ha suonato, prodotto e pure fatto il caffè a tutti questi pseudo-artisti venduti al mainstream che usano il punk senza aver mai capito una cippa di sto genere. Insomma, il trend ormai è noto, ovvero creare canzoni pop, rivestirle di caterline punk, scrivere testi alla cazzo, il tutto facendosi ispirare dal peggio che la musica ci ha dato negli ultimi 20 anni o giù di lì, quindi Blink 182, Fall Out Boy, i già citati e indegni 5 Seconds of Summer, Simple Plan e robaccia simile. In Italia, comunque, a ben vedere, prima di Salmo e Fedez ci aveva già provato Johnny Scandal con il suo Anti, dove pure la copertina richiamava il disco del 2020 di Machine Gun Kelly, ma di finire in classifica manco l'ombra. Quello che mi spiace è che diverse persone con buoni gusti musicali, pensando a un revival pop punk, abbiano subito pensato che questi artisti si fossero ispirati a roba tipo Green Day o Weezer. Nah, non è così, perché, lo sappiamo bene, gente come Green Day o Weezer sembrano i Led Zeppelin se messi a confronto a Blink o merda simile. Magari, se questo revival pop-punk si fosse invece ispirato a gente come Buzzcocks, Undertones, chiaramente i Ramones, o comunque formazioni simili, avremmo senz'altro avuto musica di un livello più alto e non solo interessata a vendere copie e finire in classifica. Certo, ci poteva andare peggio. Sarebbe potuto tornare il genere di merda per eccellenza dei primi anni 2000, ovvero il nu metal, ma ora, a parte il recente nuovo successo di quei cazzoni del Limp Bizkit, pare che la musica che finisca infine in classifica non stia andando in quella direzione. Poi certo potete darmi anche del boomer, ma a me questo revival pop punk ha già ampiamente frantumato i coglioni. Ehi,
Boomer poi fino a un certo punto, perché basta guardare certi gruppi nuovi trattati proprio su questo podcast per accorgersi che manco sono troppo boomer, dopo tutto.